Volevo chiedere invece a Domenico qual era la cosa che su Seth volevi, cioè ti sei ripromesso che avvenisse, cioè, e soprattutto cosa avevi timore, cioè, cosa volevi liberarti, un film molto rigoroso, quindi quando uno è un regista rigoroso impone delle rinunce di altri generi. Su Seth è avvenuto, sono fortunato, adesso al di là delle battute, sono stato fortunato perché su Seth è avvenuto tutto quello che volevamo. Perché poco fa Luigi D'Amico parlava dei giovani produttori di Cesare. Io sono stato fortunato perché al di là della premessa, cioè da dove parte questa storia, io faccio questo lavoro da tanti anni, ormai da più di 30 anni. Sono partito e conoscevo dei produttori che avevano conosciuto il grande cinema e mi raccontavano di quei produttori che vivevano per il film, per il lavoro, dalla mattina alle 6 a mezzanotte. Poi c'è stata una specie di interregno. Al posto del cinema è arrivata tanta fiction e si faceva questo racconto industriale, ma non c'era più quella passione per il cinema di cui si parlava prima. Poi un giorno ho conosciuto questo produttore, molto più giovane di me, però anche antico. Mi è sembrato di lavorare con uno di quei produttori che ci mettevano il loro, non i soldi, le risorse, le cose degli altri, ma loro proprio tutto il sangue, la loro carne, tutto quello che possedevano. Su Seth ho realizzato ogni desiderio, perché se questo film è stato realizzato, è stato perché ho avuto altre storie, ho avuto Cesare dalla mattina, mi ha fatto una promessa, ha sacrificato anche la sua vita privata per stare, io ero in scena, ma anche fuori dalla scena, e quando sono stato in scena, se non avessi avuto Cesare, non avrei realizzato questo film. Quindi ringrazio lui, Francesca Schirru, a proposito di sensibilità femminile, la nostra aiuto regista, che è anche una delle sceneggiatrici, insieme a Cesare, Francesca, Lorenzo Righi, Michele Santeramo, c'è stato un lavoro di squadra, volevo citarli tutti, e poi tutta la squadra composta da altre storie, perché c'è stato un rigore, un impegno, una serietà che, ve lo giuro, lavoro tanto. Subito dopo sono andato a fare un altro film dopo a Berlino, fuori. Quel rigore che avevamo e quell'impegno, quella concentrazione che abbiamo avuto sul Bentornato Papà, difficilmente si trova. Difficilmente si trova. Con quale conto ci dicono difficilmente si trova una cosa faceva se preso la pelle sono già pronto, non lo so, mi hanno fatto una testa così, mi hanno terrorizzato, adesso. Quello che diceva lui c'è stato assolutamente, a livello produttivo, una super organizzazione, tutto perfetto, devo dire che Cesare è un giovane e bravo produttore, ma è anche, secondo me, che ha reso poi il film bello, è anche l'atmosfera che si è creata tra noi, attori, no? Questa famiglia, non ce l'avamo mai vista, improvvisamente siamo diventati una famiglia, come mai? Perché ci siamo trovati, io subito mi sono innamorata di Domenico, le sue battute, il suo essere anche non solo serio ma anche cazzata nella vita reale. Questo mi ha stregato di lui. E così Giuliana, la sua dolcezza, il suo sguardo, i suoi sorrisi, lo stesso con il nostro figliolo, quello più scapestrato, Mandolini, Riccardo, insomma con Giulio Benedetto, con Nino Brescia, cioè siamo stati con la Mazzieri, Silvietta Nostri, cioè siamo stati un gruppo dove stavamo insieme veramente sempre, notte e giorno, perché dovevamo stare dentro il set, dentro questo albergo, così, o sul tetto dentro l'albergo. Quindi capirai, ci siamo voluti bene e questo secondo me si sente poi nel film, c'è poco da fare. Una cosa monacale, Sì, che siamo lassù.